Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con un nuovo video, signori. Oggi siamo pronti per scoprire il nuovo Dead Island 2. Finalmente, dopo tanti e tanti anni dall'annuncio e anche tanti anni dall'uscita del primo capitolo che avevamo visto qui sul canale, oggi no, forse no, no, noi avevamo visto lo spin-off, tra virgolette, di Dead Island. Forse il primo non c'è sul canale, ma siamo pronti a vivere le avventure del secondo. Il primo lo giocai e l'ho apprezzato, è un titolo dove ci ritroveremo ad affrontare un bel po' di zombie in questa città che è LA, che in realtà Los Angeles, però come vedete LA è scritto in modo un po' particolare perché appunto sarà una città ricca e piena di zombie e è un titolo che per chi non lo conoscesse, diciamo che è molto action, cioè siamo sostanzialmente noi che andiamo a caccia di zombie. Certo, sono anche loro che ci vorrebbero pappare, ma noi siamo ben attrezzati per resistere come se non ci fosse un domani, con un pizzico di splatter che non fa mai male in titoli del genere. E quindi partiamo con un primissimo video. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, fatemi sapere la vostra, se volete altri episodi, se vi piacerebbe vedere una serie, insomma, ditemelo nei commenti anche per supportare questi video. E partiamo per l'appunto con una nuova partita. Tra parentesi, ringrazio anche Plyon per la copia del gioco. Pronti, signori, nuova partita. Identify as human. Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Can you catch me? Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? She always likes surprises. Con qualità marraggini, signori, con qualità marraggini. Allora, scegli con chi fare strage di zombie a LA. Allora, vediamo un pochino, vediamo un pochino. Abbiamo Jacob, che mi pare un po' Lenny Kravitz. Allora, feroce avatar. Ogni personaggio ha le sue abilità. Sorridi, raggio di sole, secondo me. Allora, robustezza, resistenza, recupero salute, danno critico, agilità, salute massima e resilienza. Ok, poi abbiamo anche delle carte vantaggio, ferocia e vantaggio critico.
Basta i suoi colpi critici, c'è un aumento moderato. Vediamo anche gli altri, anche a vederli. Bruno, mi sento fortunato, fidati di me. Il mio piano può... funzionerà, ok. Robustezza un po' meno, resistenza, ok. Recupero di salute, il danno critico è molto alto. Agilità, salute massima è veramente poco. Resilienza, ok. Questo l'abbiamo visto che ha fregato il passaporto, cioè il passaporto, il coso da scannerizzare all'altro tipo. Quindi, infatti, abilità innate sono pugnalata alle spalle, ci sta. E ritorsione fulminea. Penso che poi potremmo anche spippolarli in giro, eh. C'è la signorina Carla che ha danno critico piuttosto basso, robustezza e resistenza non male, resilienza anche abbastanza alta. Poi Danny, grande resistenza, recupero salute molto molto basso, ognuno ha delle sue particolarità. C'è Ryan che ha grande robustezza, agilità proprio non è il suo. Rappresaglia, no? Ogni volta che abbatte uno zombie recupera salute. Poi abbiamo Amy. Ma sapete che forse è proprio Lenny Kravitz qua me... No? A parte la resilienza che è un po' così. Però Jacob ci potrebbe stare. Però cioè, Jacob ottiene un leggero aumento di danni cumulabile quando attacca in rapida successione. Dai, dai, andiamo con questo. Voi chi avreste scelto? Tanto poi vediamo se c'è la possibilità anche di spippolare con altri personaggi. Tra l'altro vi dico che siamo su PS5 e c'è la possibilità di giocare anche in cooperativa. Vuoi affrontare lei con Jacob? Non potrai cambiare il personaggio a metà storia. Ok, va bene. Eh sì, ci sta, dai. Oh, I had to look. Allora, il volo dei dannati. E insomma, la situazione non è delle migliori, eh. Ti stai dissanguando, molto bene, molto bene. Vediamo se troviamo un... ecco il medikit. Bravi tutti. Vai col kit medico. Niente, eh. E insomma... anche quello può andar bene, dai. Hai visto? Il primo lo giocai all'epoca e onestamente non mi era dispiaciuto. Molto scanzonato, se vogliamo, perché come detto è un titolo che ti... cioè, okay. Dà soddisfazione nell'affrontare gli zombie in modo veramente aggressivo. Quindi, insomma... Allora, quando sei vicino a uno per arrampicarti, esci da... esci di corsa, ma... Oh, guarda con che stile. Non benissimo. Non benissimo, però. Trova altri superstiti. Beh, vediamo un pochino. Noi per il momento andiamo avanti e vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Che magari non sia uno zombie, è tanto per... Sì, però c'è troppa fumera per capire se... No, forse no. Forse no. Beh, insomma. Posso? Prendi un'arma. Quando sei vicino a un'arma improvvisata e raccolta, si rompono facilmente, ma possono essere usi in caso di necessità. Ok, prendiamo. Ok. Va bene. Sì. Ci buttiamo nel pertugio. Poi voi ragazzi, mi raccomando, ditemi la vostra. Se vi piacerebbe vedere qualcosa in più, una live, una puntatona, seconda puntatona di approfondimento, giusto per... Oppure, se volete magari una serie ozza, insomma, vediamo un pochino. Io naturalmente mi baserò sul vostro feedback, quindi signori, fatevi sentire. Ah però, qualcuno qua ci è andato pesante, molto molto pesante, molto bene. Meno per lui, ma... E qua magari stiamo un attimo accorti perché... Posso aspettare che finisca di esplodere magari, no? Ok.
No, no, non è che stiamo a cincischià, però magari. Guarda il tramonto di Elei. Andiamo, va, prosegui. I superstiti devono essere vicini. Ma se ci stanno i superstiti, perché insomma non ne sarei così convinto, eh. C'è da capire se qualcun altro oltre a Lenny barra Jacob sia sopravvissuto. Qualcuno adesso si sente. Possiamo prenderlo, ok. La freccetta, perfetto. Signori, non siamo zombie, mi raccomando. State calmi e tranquilli. Ecco qua, giustamente. Prevedibile. I'm Michael. Jacob. This is fucking tremendous. Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Bruv, you got some blood coming out your ears. What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. Well, vabbè, allora lo so. What are we going to do? E che mi chiede a me? Trying to look tasty. Ma no, è stesse scarpe di prima, ma se sei scemo. Nice. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Guarda, anche non ci interessa, però. What's this? Careful. Hello? Oh, thank fuck. My wife. Oh dear. She's hanging in there, but weak. This off me. È una parola. Michael, help. È un po' pesantina come cosa, eh? On me. Lift. It's too heavy. Aia. I think they're getting closer. We need to go. Okay, got you pegged. Emma? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh. E lui non sente manco, quindi. Here is my address in case you change your mind. Good luck. Where's the GNT? Keep it chilled. I'll call the army, send help. Go. E tu, giovano? Are you Emma Chant? Figurati. Typical LA. Ok, chiedi aiuto. Allora, obiettivamente parlando, buon Lenny barra Jacob. Ma se vede lontano un miglio che... Ma che svegliati. Tocca rapidamente. Aspetta, però o leggo i sottotitoli o... Tocca rapidamente. Ok, vabbè. Dovrebbero mettere in pausa mentre dedicano sto cazzo. Pim! Aia, ui. Giovano. Allora, mo ci stiamo allargando. Trovane un'altra. Una parola. Aspetta, me l'ha segnata. Ok. Ha raggiunto un nuovo livello della tua salute massima aumentata. Continua a sconfiggere i zombie, a completare le missioni e guadagnare punti esperienza. Va bene. Questo è più... Senta. Vabbè, però, Sapim. Patam. Pam. Sapim. Devi a... signore, tu stai pure senza mani. Vabbè che voi mordete, però. E levate. Basta. Oh, ce n'è un altro, invece. E pure tu. Bam. Noi siamo il cacciatore. Rottami li raccogliamo. Kit medico lo prendiamo. Eccomi.
No, volevo caricare per vedere. E levate. Ah no, c'era anche il qua. Aspetta allora. Pam! Olè. Ce ne stanno altri? Sì, hai voglia. Pam! Madonna mia, il mazzo è trambata. Pam! E levate. Fa cadere la ruota in fiamme. Aspetta. Un acciaio. Ok. Sì, però un attimo prima. Per lanciare la tua arma. Ma non voglio lanciare questa. Posso lanciarne un'altra, scusa? Lanciamo, che ne so, il legno bruciato. Aspetta, fa vedere come. Posso cambiare. È perché questo. Pam! Cioè, il martellone, signori, è più interessante. Ah, vedi, aspetta, aspetta, così riesco a. Lancio una cosa che fa cagare. Oddio, non è vero, in realtà, questo fa più danni. Anche se la durata massima è molto meno. Non l'avrei mai detto. Scusa, ma io che stavo usando? Ah, no, ma io stavo usando questo. Allora, il tondino, quindi appena prendi qualcosa te lo mette come arma subito. Allora, uccidi tutto ciò che si muove, l'abbiamo fatto. Lascia stare la scorecard. Wait. Hey. Are you guys okay? Angelina non so come sta, ma non credo stia benissimo. Parliamo con lui. Che pure non se la cava alla grande, anche perché sta pure bloccato. Hey. Shut up, cat. Fuck, did this happen? It's not meant to be like this. Steady. We ain't lost yet. Hey, darling. Can you drink? Come on, it's water. Just take a sip. For me, yeah? Ha fatto. Oh! Aia. È il marito. Ma che secondo me sta a fa finta adesso il zombie. Se lo voleva agnare già da tempo. Cacchettata. Fuck it. Come on, Jay. Stay level. Aia. Oh. Ma che sei buono. Giovanotto. E con quale squacquerume poi. Alpine Drive. E andiamo alla casa della signora famosa. Aia. Lei è andata un po' così, eh. Avevamo in fronte. Onesto. Partecipa, vai. Da qualche parte siamo arrivati, mo. In un modo o nell'altro. Che villino. Onward. Ever onward. Siamo a Bel Air, signori. Sì, il pop-up probabilmente l'ha scritta, quello sicuro ce l'ha detto, però. Ok. Worst hangover ever. Ammazza in casa, scusa, fa vedere il garage. C'è un po' di pacchi del corriere. Però, la casetta non è mica male. Lì è il coso dell'immondizia, praticamente, è quello che noi
Magari usiamo sotto il lavandino. Noi abbiamo il coso sotto il lavandino. Loro fanno così. E beh, onesto. Allora, Emma si trova dall'altra parte di questa villa. Dovrei combattere per arrivarci. Ah, questo è l'ingresso della mappa. Beh, la villa è questa, quindi dall'altro lato magari o è questa. È perché poi per... Ma questa mica è la stessa villa. No, scusa. Questa qua è la villa, per carità. Magari è su anche il campo da tennis. Ognuno c'ha il suo, eh. Va bene, va bene. Puoi posizionare punti di riferimento con utilizzando X sulla posta. Va bene. No, a noi in realtà al momento interessa fino a un certo punto segnare cose, perché per carità c'è qualcosa non ancora scoperta, sia qui che qui. Vediamo se ci fa mettere due segni. No, questo non... O l'uno o l'altro. Vabbè, noi andiamo poi. I can cut through this place, nab some bits and bobs, and roll out the other side to Emma's place. Ok, devo trovare l'interruttore che non abbiamo. Breaker missing. Vabbè, andiamo da quest'altro lato e vediamo un po'. Posso? Have a nose around in here. Hold your hoses. Is that a breaker I see? Parti metalliche, naturalmente poi potremmo anche migliorare, credo anche creare le nostre armi, insomma. Barretta non ci serve questo. Sì. Ok. Recuperiamo un po' di cose, signori, che qui c'è anche del crafting da fare. Quindi, quando possibile, prendiamo il prendibile. No, magari. Abbiamo sbloccato. Apri raccolta abilità. Capacità. Abbiamo sbloccato la schivata. Ti hai premuto L1 insieme a una direzione per schivare gli attacchi in arrivo. Le schivate tempestive fanno recuperare resistenza e stordiscono gli zombie, lasciandoli esposti a un devastante contrattacco. Con le tempestive. Vediamo. Sapino. Vediamo. Ah, vedi, quello l'abbiamo stordito. Aspetta un attimo. Oddio, gli occhi. Mi scusi. Signorina. E levatevi un attimo, datemi tregua. Sapim, sapim. Vado prima con quello del legno, che magari lo scassiamo e poi passiamo avanti. Però. Insisti, insisti, che questi sono assatanati, eh. Attenzione. Vediamo un po' la villettina. Ah, vedi, pure qua. Qua possiamo aprire la porta, però dovremmo... Aspetta, carica, carica, carica. Sapam! Aspetta un attimo. Te levi. Madonna, nello stomaco. Aspetta, biondo. Prendiamo anche l'altra. E... Wata! Mazzi, è trambate comunque, eh. Sto Lenny va forte. Questo è quello... E basta, giovanotto. Posso? Credo di sì. No, volevo visitare un pochino anche ancora la parte esterna del... Ma secondo te? La bevandina ce la prendiamo. Barretta proteica ce la mangiamo, almeno lì in alto a sinistra recuperiamo salute. Ma pure l'altra abbiamo rotto, no? Non è vero. Beh, scusa, è strano che non mi faccia usare la... chitarra, no? Alcune porte sono fancy o foolery. Trova e distruggi i pannelli collegati alla porta per aprirli e proseguire. Beh, immagino sia questo il pannello, no? Experiment concludes that maglocks are foolery. E sapim, uccidi la celebrità zombie. Come si chiama? Colt. Spam. Ok. Well, ok, ma niente, che la prendiamo. That's one less neighbor at book club this month.
The house key card. Ok, vediamo anche altre cose che, già che ci siamo. Bevandina. Mangiatina, componenti elettronici. Questo cos'è? L'ultimo capolavoro di Colt. Ah, un diario. Insomma, più che diario. Ed è il sound. Sì, nel mentre stava vomitando, mentre... Ah no, beveva. Onesto, onesto. Allora, vediamo di passare dall'altro lato. L1 per... Watam! Però vedi come lo stoniamo? E poi... Sapim! Ma là devo avere delle tempistiche o basta che premo così a caso? Ma per capire, eh? Signora? Ginocchiata? Ah no, vedi? Quindi... e basta, signor. E dai, Aspetta, 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 caro, caro, caro. Arrivo, arrivo, arrivo. What's up, Pam? Mazza è trambata. Pam! C'è sempre stata della figaggine nel... Spaccai la capoccia, eh. Just nip through, out the garden gate, and Emma should be on the same street. Allora, allora, allora. Lei? Persona di un certo rilievo. Anche i quadri proprio un certo rilievo, eh. Cassettino, un po' di monete. Ok, qua è chiusa dall'altra parte. L'allarme danneggiare farà scattare un forte allarme di sicurezza che tirerà gli zombie, ok. I love you, Mrs. Pybrinch, but Madame Sword's looking mighty fine. Ma posso farla? Oh god! Ok, attirerà pure gli zombie, ma... Ma comunque ci abbiamo... Ermalloppo di legno. Oh, merda. Vanno aperta la porta? No, dove cazzo sono usciti questi, scusa. Levate. Levate, levate. Aspetta un attimo. La spada... Oddio, la spada non è molto... insomma, la spada è un po' di finezza, eh. Però se gli taglio. Venga qui. Alla gamba. Al ginocchietto. All'altro ginocchio. Guarda la mano però come gliela... no, però c'è il... cioè quello che colpiamo viene ammaccato, insomma, distrutto, tagliato, insomma, cose del genere, eh. Testiamo ancora un po'. È una figata. Figata, insomma, sempre. Figata, prendetelo con le pinze come termine, però nel senso. C'è anche da recuperare roba, eh. Porta si apre dall'altra... Tutto dall'altra parte si apre, ma scusate. Si sono chiusi fuori? O si sono chiusi dentro? Allora, noi in realtà dobbiamo andare là. Però... Scusa, eh. Poi proviamo un attimino... Ah no, qua era chiuso. Pensavo si potesse comunque proseguire un pochino. Va bene, va bene. Non gigioneggiamo troppo, che qui c'è da... Ah, così togliamo l'arma con triangolo. Però me ne prendi un'altra. Io devo ancora tagliuzzare un po' a destra e un po' a manca. Straight out the garden gate. Sì, lì stanno a fare bagno in giardino. Oh, però sti zombie, mo vogliamo dirlo. Scemi scemi, tanto non so, guarda lì là, col costumino. In piscina. Sì, i zombie. Allora, aspetta che voglio capire che cos'è quello. Posso... Scusa. Cassa di soccorso. Beh, ci sta. Ma la mischia è più adatta a una specie di situazione. Sperimenta con nuove armi, va bene. Sì, noi andremo a spippolare un po' qui, un po' lì. Dobbiamo... Sì, noi nel mentre stiamo... imitando l'anima, però... Tutto dall'altro lato si apre. E... Vabbè, possiamo scendere pure da qua? Possiamo andare in piscina?
Mazza, bellissima comunque questa casa, eh. Porco due. È spettacolare. Non troppo fashion per essere a LA, signori. È abbastanza rustica, possiamo dirlo. Cioè, quelle troppo moderne io non le apprezzo. Questa invece spacca. Voi? Quelli stanno pomiciando, quelli stanno mangiocchiando. La verità. Sta a divertire, eh. Bravi, bravi, lascio fare, vi lascio fare. Non è strettamente necessario. Allora, possiamo andare dall'altro lato, ma server offline, che è tipo un Alexa. Il cappellino lo voglio, posso prenderlo? Mi dia il cappellino. Maledetto. Aspetta, 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 aspetta. Ah, vedi, qua gli fa l'affondo con la spada. Apim! Allora, proviamo. Ginocchio, gamba, coscia, leva ste mani. Il piede. Vedi che comunque... Borsa frigo, mi scusi, ma... Ne approfittiamo. Perché per... Chi è? Signor, maduno, stava in piscina. State... State ferma. Te tagli le mani, eh. Te taglio le mani. Ti devi stare fermo. Te mozzi i piedi e le mani e tutto il resto, eh. Scusate, ma la casa è veramente bella, quindi io approfitto perché... guarda qua, questa era la porta che era chiusa dall'altro lato. Cioè, giusto anche questa è stata l'ultima cena, eh. Ammazza però quanto magnate. Quanto magnavate, magari. Attenzione, sciabolata morbida e... Bim! Giovanotto! Bisogna stare molto calmi. Attenta alla signora qua. Un po' di colla, un po' di stoffa. Questo? Vai sul... legamenti. Ok. Spizzichiamo qualcosa che qua la cena ci ha fatto venire fame. La signora che sta venendo da lì? Dannata. E mica era questa. Da qua dove ci siamo ricollegati? No, ancora non... Non ci ricolleghiamo in realtà perché... Queste cose non abbiamo... Ok, il medikit non ci serve neanche qua. Un po' di cose le abbiamo prese. Cioè, è così grande sta casa che... Beh, che fai? La stecca da biliardo non la prendi. È più armi di quante posso contenere. Prima per accedere all'inventario e organizzare armamenti in modo da avere... Accesso facile, ok. Ma perché ce ne abbiamo veramente tanti tanti? Sì. Oddio, no, in realtà no, questi li possiamo... Scusa, è rotto. Scarta e scarta. Comunque, ecco, praticamente tiene anche le cose rotte. Improvvisata, improvvisata, comunque non c'è bisogno di tenerle, magari. Vabbè, da qua siamo riusciti, quindi possiamo andare pure con la stecca da miliardo. Sono fonti di alimentazione e energia cariche sono della batteria, va bene. Però al momento io non credo... Allora, il biglietto su... Ma devo tenere premuto? Ok. Ho riparato il cancello e ora si chiude di nuovo. Dovreste essere sicuro. Dovrebbe essere sicuro. Ho dovuto cambiare il codice. Ho scritto il nuovo numero e l'ho lasciato in cucina. Se ci sono altri problemi mi trovi alla porta accanto. Stammi bene, Carlos. Ok, in cucina ci eravamo stati, eh. Qua dovremmo... Quadro elettrico. Si trovano quadri elettrici. C'è bisogno di un fusibile. Che io non ho, naturalmente. Qui però possiamo aprire la porta. Ogni tanto abbiamo dello sflesciamento. So che la cucina era di là, però signori, qua possiamo aprire le porte. Qua non c'eravamo andati. Ah, era sempre il garage, vero? Questo possiamo aprirlo. Ok, ok. Questo è chiuso dall'altro lato, vabbè. Dettagli, dettagli. Andiamo a vedere in cucina. Cioè, la cucina, se non sbaglio, c'eravamo comunque passati da qua. Là c'è una signora. Un'indagine cerca indizi per andare avanti. La bussola diventerà gialla mentre sei nell'area di indagine. Quindi al momento è gialla la bussola. Qui l'avevamo visto, sto coso, sto pacchettino. Trova il codice A25%, quindi praticamente è una caccia al tesoro un po' così. Boom. Hey.
Vedi, biglietto sul re, questo 19,75, no, quello non è. Sì, è molto bella, ma tutta la casa in realtà è bella, cioè, per carità. Guarda là, qua le grigliate. Vabbè, basta, andiamo, signore, sennò qua. Ok, proseguiamo. Guarda lì la scritta Hollywood, è in pericolo, ma tanto ormai. E lei ci è rimasto ben poco. Lì stanno banchettando? Scusa, posso fare una cosa? No! Ma scusa, come ha fatto a esplodere pure questa? Ma non è vero. È stato un misunderstanding, signori. Io non volevo, però... Allora, quindi io in linea teorica, com'era la freccia verso... il basso, usavo un medikit. No, tanto ci ripiamo questo. Quindi a sto punto... tanto vale usarlo. Citofoniamo? Jacob, bruv, from the crash. Oh, okay, come in. Sì, non è così tanto alto comunque il cancello, vuole... ecco, vedi? Ma ti senti una merda perché questa c'è una casa del genere? I need to drive the big white bus. Ecco, posso dire la mia? La casa di prima era nettamente più bella. È una questione di gusti personali, ma tra le due se me... cioè... per carità, se mi regalano questa, la terrei comunque ugualmente, non è che... No, in realtà credo di no, perché chi riesca a pagare anche bollette della minima cosa di questa. Ma a parte ciò, comunque, dicendo, se ti dicono scegli tra questa e quell'altra, quell'altra a mani basse. Voi? Voi invece siete più per il moderno fashion, per epepere o più... Giovano, dai, fammi entrare. Guarda qua, che è troppo chirurgica. Get away from this house, you fool. Ray, what are you devil? Joey, give me the gun. No! You have been bitten. Le c'hanno ragione però, Get away! Freya, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No, I will not have this devil in my house. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Ah! Gun. Here. We're all happy now. Mine's a gin in. And cranberry. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means it will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! Sparata governante? Non si sa mai, eh. Say something. Was I shot? Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? Magari è immune, no? People are eating each other out there and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, questa è una tragedia. Let me out. I'm a good boy. Swear on my mom's grave. Bed by nine. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from here? They're surrounding the house. They're trying to get in. Unlock the cuffs. I can help you. Oh, shit. Okay, they're toy cuffs. Just press the button. Ma come? Ma... played, girl. E vabbè, onesto, ci sta. Allora, nuovo livello, nuovo slot. Allora, questa è raccolta abilità. Abbiamo sbloccato superstite. Allora, le abilità sono mosse di combattimento e bonus che appaiono come schede abilità trovate o guadagnate durante il gioco. La raccolta rappresenta il modo in cui crei e modifichi il tuo stile di gioco, scegliendo quali schede abilità equipaggiare. Quindi...
Per essere utilizzata una scheda abilità deve essere equipaggiata in uno slot abilità. Sbloccando disponibile in 4 livelli, gli slot vengono sbloccati man mano che avanzi nel gioco. Uno slot può contenere qualsiasi carta del suo livello corrispondente. Ok, perfetto. Il primo livello è... le capacità sono le tue mosse di combattimento di base, vengono equipaggiate automaticamente quando le sblocchi, giocando le missioni della storia. Guarda, hai già sbloccato la tua prima capacità, puoi scambiare in qualsiasi momento se ne preferisci altre. Mentre la seconda è livelli abilità, è sbloccato un nuovo slot abilità di livello superstite, selezionando per equipaggiare la tua prima scheda d'abilità superstite. Le abilità superstite ti aiutano a sopravvivere più a lungo contro gli zombie. Le abilità ammazza zombie ti aiuteranno a uccidere zombie e le abilità numen, beh, lo scoprirai. Ok, va bene, allora fammi vedere, superstite abbiamo, serial killer, scheda abilità superstite, allora... Solo Danny e Jacob, abbandonati a un circolo vizioso di morte, uccidi uno zombie per ottenere un leggero aumento dei danni, oppure quest'altro, sicurezza innanzitutto, prepara il catenaccio, una parata o una schivata tempestiva fa recuperare salute, più danni o più salute recuperata, ma per il momento la salute pare che la stiamo a recuperare abbastanza bene, tanto poi le possiamo pure risostituire, no? Quindi man mano che avanzi nel gioco scoprirai come preferisci uccidere gli zombie, trova, sblocca, equipaggia più abilità per affinare il tuo stile di gioco unico fino a quando non avrai creato la tua raccolta definitiva per uccidere gli zombie. Ok, onesto, ci sta. Sì sì, no, va bene questa, sì, si possono ricambiare comunque, anzi addirittura si possono pure togliere. Qua invece cos'altro mai sbloccato? No, niente, solo questo. Allora va bene. Ok, allora, siamo arrivati anche a livello 3, cercasi Emma disperatamente, questa l'abbiamo fatta, ma vediamo cos'altro abbiamo, mappa, inventario, missioni, abilità, sono quelle lì, collezionabili, ammazza zombie, ok. Ragazzi, facciamo una cosa, io per questo primissimo episodio, ma questo è uno specchio? E noi dove siamo, scusate? Questo è un po'... insomma... Vabbè, comunque, dicevamo, direi di salutarci qui con questo primissimo episodio. Voi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra se volete vedere qualcos'altro di questo Dead Island 2. Se vi garba una serie un po' scanzonata, naturalmente, per questo titolo, fatemelo sapere. Oppure se volete una live, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi, ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti da Quel Taleale.